Marzo, te la sei vista mai una YouTuber League? Ma chi è questo affronto? Ti ha detto che li fai in mezz'ora, ma sono 3 minuti. Che mezz'ora? Mezz'ora, se facevo mezz'ora a 300 euro, sì, con tutto il rispetto del mondo, mi sparavo. Cioè, nel senso. Un po' di Ma, rispetto. Stewie, Ropian, Lorenzo, Avi, Solare, Tobo, bentornati. Allora, Marzo, de norma si scannano, eh. De norma si Che scannano. sti cazzi. Ehi, siamo qui, nel cazzo di campo della YouTuber League, porca la Madonna. E oggi siamo di nuovo qui, allora. Devi sapere, Toto, a parte quello di Stranger Things, Toto Lasagna, vestita o svestita? Vabbè, l'hanno fatto d'inverno, lezione ce l'ha coperta per forza. Dice lezione, ce l'ha. Io mi auguro, perché ogni volta, se no, la chat è vergognosa, è disgustosa, una merda orribile. E devo utilizzare la cam per censurare Lasagna. Forza Inter! Si vede, guarda che faccia. Ti è giusto? Questi, ragazzi, sono Juventini. Forza Juve! C'è arbitrino, c'è pure arbitrino. Mamma mia, che disastro. Comunque Fratina è un sorco pazzesco. Ma guarda le riprese! La Come fusione è vedono? forse quello che riassume meglio cosa sono stati questi due. Un'amicizia che non ha colori. Andrea e Luca, il 10 No, che... perché c'è il derby, mo c'è la tipo Royce contro Lewandowski. Che non. Perché hanno giocato insieme. Giocato per il Ah, 9 e vabbè, poi anche. si è trovato a sostituirlo. E chissà quanto ne avranno parlato della sfida di oggi. Ma Quanto si saranno cazzo. provocati, perché sarà stimolante e difficile al tempo stesso. E se è vero che alla lunga al cuor non si comanda, è innegabile una cosa: avversari sì, nemici mai. Juventus e Inter, Campolunghi e Fratino, ma non solo. Bentornati sul mio canale, Mamma benvenuti in mia. questa nuova puntata della YouTube. E chi ha trovato? Dopo lo scasso con l'editor ha trovato il fenomeno di età. Che sono tutti sti sincro con la musica? Super League, il primo Oh! evento del 2024, in un momento storico di un certo peso, perché queste due anche in Serie A si stanno giocando il titolo. Qui si giocano la qualificazione. Cioè, come te sbagli? Cioè, se non c'è il Pippega, frate, casca il mondo. Se in un video di Che calcio sta non c'è il facendo? Ma chi sta Pippega. tenendo la giura? Eh no, è qui quando ti sono i femorali, sì, ti tieni la gola Reazione spesso. alla finale d'andata della YouTuber League. Però, ovviamente, i bianconeri per tanti motivi partono con qualche favore del pronostico. Se ci seguite su Instagram, già lo sapete. Qual è il motivo? Te lo dico qual è. Il motivo è che hanno vinto 9-3 la partita contro la Lazio, la Io però devo Juventus. tifare per Campolunghi. Campolunghi stanno. A parte che Campolunghi ci dovrebbe avere qualche esultanza nostra. Vi ricordo di farlo, Gli avevo detto di fare qualche iscrivervi a esultanza. questo canale Se per fai non gol. perdervi nessuna partita della YouTuber League e tanti altri contenuti Esatto, anche ma è dietro le quinte. scappata, Partendo manco da oggi e quindi da ce l'hai! bianconeri e nerazzurri, dalla Aduttori rivalità comunque, si sono infinita delle derby migliorati di d'Italia, merda, chiamo scusa. ovviamente accanto a me Lasagna. Ciao, Per capire meglio anche, ciao Lasa, un po' che Esatto. succede in questo. No, frate, si è fatta i capelli corti. Oggi sei mia. Mille volte più figa, zio porco. Capello corto e pure mezza frangetta. Niente, non ne sbaglia una, zio porco. Però è coperta. Almeno si può fare, si può tenere la cam a destra. Questo girone, no? Che succede in questo girone? Abbiamo la Juve che è nettamente in vantaggio perché Oh, lo dovrebbe perdere conosco con quello, 4 Zacchigno. È Zacchigno, bravo, gol di Maimella. scarto, Vedi che e stai l'Inter sul per massimo. al massimo, esatto. E l'Inter invece per passare, qualificarsi alla finale d'andata dovrebbe vincere con 5 gol di vantaggio rispetto alla Juve. Oltre al fatto che vediamo Fratino per la prima volta giocare contro Campolunghi, abbiamo anche delle new entry nell'Inter, come per esempio un altro Che ex questo con ste braccia, ste juventino, Gil gambe? Bernana, Non so oggi lo che... vediamo giocare nell'Inter. Gilberto! Frate, poteva essere... Oddio, guarda come si è girato appena richiamato! Ma poteva essere solo lui! Poteva essere! Solo lui! Ah sì! Ma perché? Ma frate, ma si è girato tre squadre in 3 secondi, in 3 video! È Ibrahimovic. Ma come fa? Ma sta ovunque! Me lo ricordavo diverso. Devo essere onesto, eh? Un po' diverso. Potrei ridere, Gilbert, penso a Blur. Ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi, voi mi conoscete benissimo, Gilbert Nana, No, campione del lo mondo di palle rifà, in lo testa rifà, con lo rifà, 20.400 palle in 2 ore, 20.400 15 palle minuti. in 15 minuti. Però probabilmente, insomma, sarà anche una partita importante per lui, no? Al di là... No ragazzi, non è Turam, anche perché il giocatore è un titolare di Serie A, non andrebbe mai a giocare un video per YouTube, cioè proprio per rischi di infortuni. Lorenzo, psichedelico, bentornato, always, grazie per esatto. Della rivalità mai da nemici, dicevo, tra Campolunghi e Fratino. Luca, tra l'altro, si sta facendo...
facendo desiderare perché non sì, è ancora arriverà arrivato. Un pochino in ritardo però oggi. Perché diciamolo, per motivi di lavoro ci raggiunge, potrebbe anche... Si sta scopando mia madre, quindi sfortunatamente chiedo venia, ragazzi, colpa mia. Always vince Kryptonite, Alex, Andrea, Lucio, bentornati, Matte, Nanni, grazie per i sub, GC, Viccato, Ale, bentornati, Ale, grazie per i sub, Bonks, bentornato, Super Duce, grazie per i sub, Ema, bentornato, Stewie, Robian, grazie per i sub, Bambina Uccisa, grazie per il Prime, Lori, benvenuto, Ollare, bentornato, Topo, grazie per il sub. Capisco perché Super Duce ti faccia sì, 7 sub al giorno. Marco Esposito, grazie per i 43, non so di che cosa stai parlando. Sta arrivando la partita iniziata, però che fa un po' il qua. Motivi di lavoro o magari motivi di superbia, perché sa che se iniziasse a giocare prima magari la Juve stravincerebbe sull'Inter. Pensavo dicesse donne, ho detto superbia. Vabbè, va bene lo stesso. Vabbè, perché scopa Campolonghe? Perché il campo scopa, zio porco. Yoshi, ti volevo chiedere qual è il clima di questa partita. Beh, siamo carichi, anche perché noi... Ragazzi, a me Yoshi io continuo a vederlo come se fosse una marionetta. Cioè mi mette ansia, guardalo, dimmi che non sembra una marionetta. Un po'. Vero? Sembra tipo tutto inceraccato. Sembra la morlacca. La morlacca è una vecchietta con la faccia in cartapesta dietro gli occhi in ceralacca. La finale l'abbiamo persa anche abbastanza malamente, quindi non vogliamo toglierci la possibilità di fare un'altra finale d'andata, sperando di chiuderla come l'abbiamo chiusa a Roma più di un anno fa. Ma diciamo che siamo tranquilli, perché comunque per passare dobbiamo fare un'impresa. Guarda, John Bray. Guarda, lui trasporta la sua espressione anche alle persone intorno a lui. È tipo una roba incredibile, una massa che prende tutto. Guarda, pure la Sagna ha fatto un'espressione. Di non riuscita, fa lo stesso, punteremo al girone di ritorno. Ti vedo carico. Non ancora, però vediamo. Questa volta spero di far palo gol e non palo come ha fatto con te. Grazie, ciao, buona partita. È riuscita, cioè, ma la cosa assurda è che non sarà cringe quanto Gian Bray. Cioè, è incredibile, in un modo o nell'altro. Ragazzi, ho avuto la chiamata dell'Inter. Gilbert Tirnano, ragazzi, monopolizza i video. Sapeva benissimo la situazione che abbiamo già nell'Inter oggi. Siamo messi male e io ho avuto la fortuna di essere chiamato pure da una mano all'Inter. La squadra della Juve, voi lo sapete benissimo, hanno tanti giocatori grandi come Campolunghe, Zacchino e tanti altri. Ma noi facciamo parte della gente che non molla mai. Non crediamo fino alla fine. Buona. Nego Ivan, ragazzi. Non si molla niente, ragazzi. Perché la gente come noi non molla. Never give up! Oh, che cazzo dici pure tu? Perché? Stavi a sbagliare. No, ma che mi sbaglio? Ma ti pare che mi sbaglio? Mica so te. Ma a parte il fatto che in inglese non ho mai sbagliato. Ragazzi, no, ma poi non ha detto. No, ha solo sbagliato app, ha detto av. Io ho sentito ma. Nego Ivan, ragazzi, non si molla niente. Io avevo sentito solo never. Io però ho detto never, eh. Io ho detto never. No, ragazzi, ho detto never. Io ho detto never give up. Perché avevo capito solo l'av sbagliato. Diciamo sì, si è perso. Vabbè, però lui può. Sì, ho capito comunque. Poi la Sagna, guarda come ride sta razzista. Che no, schifo. Guarda come sorride subito. Non lo fa. Come se la ride sotto i baffi. Niente, raga, perché la gente è come noi. Non molla mai. Grazie. Io penso che se. Ah, capito. Ma non interessa niente avere del vantaggio. Lui che è Marconi alla Sagna. Se chiamo mia madre, gli faccio la gente come noi. Secondo me. Tanto siamo venuti qua per vincere tutte le partite come abbiamo sempre fatto. E quindi anche oggi proveremo a replicare quello che abbiamo fatto di buono gli anni scorsi. E anche quest'anno che siamo partiti molto bene. Colpo Gobbo, siete ormai a un passo dalla qualificazione per la finale d'andata, direi. No, Marzio, è Gonzalo Higuaín. E che ormai questa partita è solo una formalità, no? No, formalità zero. Guardalo, questo è il maestro a 40 anni dopo che hanno chiuso i server di Fortnite. Con la Lazio, per individualità spicca parecchio. Frattino, Gunter, sono giocatori di grande livello per quello che è il livello ovviamente della YouTuber League. Siamo qui con Andrea Frattino. Mamma mia, eccolo. Profumino, ragazzi, Carlo Conti c'ha sempre almeno 4 tonalità più basse. Che dice, vabbè, ma magari è il colore della pelle sua. No, frate, dai, non mi potete non di che non si fa almeno 7 lampade. Fratino, sì, se fai lampade con Carlo Conti, dai, è palese. Dai, cioè, spigni. Ho capito, frate, ma è meno arancione, la scritta YouTuber che la faccia di Fratino. Cioè, guarda, questa la Sagna sembra uscita dal qualche paese dell'est accanto. Che lo vediamo per la prima volta giocare contro la sua ex squadra e anche contro il suo grande ex compagno del campo e non solo, Luca Campolunghi. Come sarà? Ma sicuramente io l'approccio sarà una partita come le altre. Mi sono sentito con Luca fino a mezz'ora fa, quindi cercherò di portare a casa la vittoria, ci proviamo. Ma sarai un po' più clemente visto che hai dei precedenti con questa squadra? Io cerco di far vincere la mia squadra attuale, sicuramente se segnerò non esulterò. Allora oggi dobbiamo fare un vero e proprio... Esulta. Esulta, per favore. Esulta.
Samu, e se non esulta, però voglio fa comunque la non esultanza, che però è come se è un'esultanza perché comincia a fare così. Tipo si tocca il labbro, si guarda un attimo intorno, si mette una mano sulla spalla. Tanto in un modo o nell'altro frate comunque avrà le luci addosso. Ma è fregno. Non ce la fai. Telecronista Claudio Sammo, bentornati. Proprio miracolo. Tanto... Scusa, ma è... Ma è Murri? No, c'è scritto da... Ma che è? Questo lo usi per fatte profumare le ascelle. Dab. Per il passaggio del turno. Però secondo me non è la cosa più importante. Nel senso che sappiamo che è tosta, ma vogliamo prendere intanto questa partita per tornare a vincere e anche per prepararci al meglio poi alla fase del ritorno. Quindi speriamo di aver trovato un po' la quadra rispetto alla prima con la Lazio e incrociamo le dita. Ragazzi, quelli c'hanno già Strong, eh. Guarda Giastron, guardate Giastron, scusate, vi levo dallo schermo e tanto non volete un cazzo, mi dispiace. Appena uno gifta 50 sub, però chat reaction a schermo gigante. Anzi, guarda Giastron, guardalo. Guarda se sta vivendo il momento come nessuno mai. Qui ragazzi abbiamo iniziato il nostro percorso. Torino-Juve-Inter è stata la partita più pazza che abbiamo giocato, però quel percorso è stato positivo. Oggi abbiamo un vantaggio, ignoratelo, divertiamoci, vinciamo. Ragazzi, io mi auguro che Campolunghi non rifaccia 18.000 gol, assurdo. Nelle fasi a gironi e andiamo a giocarci un'altra finale. Andiamoci già per persi, perché comunque 5 gol sono tanti, ma non è impossibile. Secondo me il passaggio del turno è fattibilissimo, quindi ognuno deve dare il massimo, rispettiamo i ruoli. 1, 2, 3, Juve! La gente come noi! Non mai! Hai visto quello all'inizio? Chi? Così ha fatto. Chi? Rodrigo Taddei, intendi? Sì. Guarda Rodrigo Taddei, tutti ci stanno. No, ma dai! Andiamo a spaccare tutto lì, ragazzi! 1, 2, 3, Inter! Ho detto Inter o vincere? A presentare l'Inter! Tra i pali, torna oggi in porta Fantabet! Porco Dio, questo è un tumore fortissimo! Venom! Ok, Venom, me lo ricordavo diverso. Ritorno anche per Stefano Raimondi! Omiatol, è alto 6 metri. Raimondo Vianello. Eh? Raimondo Vianello è morto. Chi è Raimondo Vianello? Raimondo Vianello. Non conosci? Cioè, è morto questo, zì. No, lui no. Lui. Sarà il cugino. Sì. No, ma Barzone, non è che se c'hanno una botta di cognome, allora sono cugini, sono legati. Cioè, non è che se ti chiami nello stesso modo sei legato. Può capitare. Ma boh, vabbè, sì, può succedere. Allenato in Summer Cup, oggi esordisce Ematoshi. Questo è quello che facevi. Questo è quello che te credo, mi sta sempre in chat. Questo è il commentatore, Ematoshi. Formula 1. Sì, bravo. La Summer Cup, lui l'ha giocata con la Juve. Gilbert Nana. Guarda che gamba. E l'Italo. Gunther, un po' è la sua partita, ma non solo. Il DS, Andrea Fratino. E per chiudere il capitano dell'Inter, la Juve è una delle sue vittime preferite, Gnabry. Grande Gnabry. E adesso pazzesco, riesce ad avere dei capelli bruttissimi ogni perché video. Adesso tocca ai padroni di casa, adesso tocca ai vice campioni della YouTuber League. Entra la Juve in porta, Insta Keeper fortissimo, sì, non ha senso, non, sì non gli passa un cazzo. Chino, gli fai gol sotto al set della squadra del Maseo, può essere colpo gobbo. Nico dei Footwork, la maschera. Pega! Seconda presenza in bianco nero per Giastron. Zacchigno, una delle fenomeno, sì, un fenomeno, sì, ma se frate è un traditore, questo abbandona qualsiasi squadra. Ma il prossimo video già non sta più una Juventus, ci posso mettere sopra veramente la mano. Un po' era la partita di Fratino, ma un po' è anche la sua. Il miglior marcatore della squadra e della passata edizione della YouTuber League. Ci ha fatto attendere, mai arrivato. Col 9. Polunghi sempre meno in forma, ma fa sempre più gol, non ha senso. E adesso tocca al capitano Luca Toselli. Eccole qui a centrocampo con Dav in panchina a guidare da mister i nerazzurri. Lo sentiremo ovviamente nell'arco della partita, visto che direi assente Tatino. Quindi senza allenatore, autogestione. Ma sono stati bravi anche l'anno scorso senza allenatore. Vedremo cosa sapranno fare. Guarda come sa ride. Guarda come sa ride. Senza allenatore. Guarda come sa ride. Guarda che faccia da furbo. Guarda che faccia da furbo. No, guarda il cedone sulla faccia del Giastron. Guardalo. È vero. Olè, addio.
Un ciadone è già stato. Vedremo cosa sapranno fare. Ora, Juve-Inter lo scorso anno è stata una delle partite più belle. Quel 6-6, ricorderete, a Torino. Poi calci di rigore con la prima storica vittoria della Juventus in generale. Tra Giastron, mena. Big. Sì, sì, appoggia, da un sostegno. L'accuso parecchio perché poi ne ha vinte poche da quel giorno in avanti. Almeno nella Juventus League. È cominciato il derby di... Cioè l'Inter deve vincere con 5 gol di scarto. Vabbè, ma a prescindere, ragazzi, è buona. Ci siamo visti. Prende il pallone Ron a toccare. Sì, Gilbert danza su quel pallone. Anche lui cerca la connessione. Vai con le mani, Gilbert, mani. Grazie. Con le mani Gilbert che ricorderete... Ha battuto così, come se batte a campo a 5. Si è autocandidato ed eccolo qui in campo. Bello. Fratino, bello. Dentro per... Ma che è sto buco, ragazzi? Ma insta keeper Gilbert! Gilbert! Proprio lui! Subito gol dell'ex! Gilbert Nana! 1-0! Manco l'esultanza. La maschera chiede ai suoi di usare la testa. Gilbert ha fatto 1-0. Partenza. No, ma che è quella partita dove tipo non sono manco entrato in campo. Stanno a vincere con tanti gol di scarto. Bello. Ma adesso la Juve risponde con Ron. Tocco dentro a cercare Campolunghi che non la tiene. Campolunghi che non si è scaldato perché è arrivato all'ultimo. Malissimo. È a meno 4 in questo momento dal traguardo. Basta un po' il video che sente poco la vostra voce. Vabbè, ma è il microfono che rega. Occhio, o sta da una parte o sta dall'altra. Ha preso tiro destro! 2-0! Mano che ti invita la tavola. Ma come sono partiti? Man era fortissimo il portiere, incredibile. Ah sì, ma no, ma guarda che la trollano, impazzisco. Due gol in 3 minuti, frate. Sì, vabbè, Giambrai, signori. Giambrai, Giambrai. Gollonzo del Giambrai. Zaghiño va da solo. Vuole inventare qualcosa. Sei scriptato. Vicino sempre Ron. Bello. Per Campolunghi, la sua zona. Campolunghi giù. Questo è rigore netto. Questo è rigore netto, ma arbitrino, quando lo dà dice che non c'è nulla. Poi ne sbaglio. Campolunghi è rimasto a terra, ma Zaghiño ha recuperato. Occhio a Zaghiño, è pronto in fondo, contatto. Calcio di punizione. Calcio di punizione per la Juve, siamo fuori area. Occhio perché Luca è rimasto giù. Luca è rimasto giù. Momento ovviamente molto importante. Primo episodio chiave della partita. Primo episodio. No. Non è rigore, sì. Campolunghi gli va addosso. Fa fallo pure Campolunghi, secondo me. Di corner, sostanzialmente. Campolunghi batte a terra addirittura. Luca che tra l'altro da più di un anno convive con un problema alla caviglia. Lo facciamo un applauso a Campolunghi? Ma si è rotto! Si è fatto male forte, mi sa, eh! Ma si è scrociato! L'anno scorso saltò proprio Juventus-Inter, poi giocò la partita contro il Milan. Si è fatto male pure. Mentre la Juve gioca, c'è calcio di punizione, con Pippega sul muro! Ancora palla in zona P! Pippega, ma che cazzo fa? Palla in fallo laterale della parte opposta, rientra Luca e la Juve torna in parità numerica. Ma è rientrato. Ma sembrava che gli avessero sparato, zio porco. Sotto di 2, ma ancora aritmeticamente in finale d'andata. Alza la testa e anche il pallone in zona Campolunghi. Tacco splendido, Pippega. Fantabet la chiude. È ripartito Fratino dalla parte opposta. Ritmi altissimi. Corre Andrea Fratino, instakeeper. Palla in zona Gnabry. Che non... ma instakeeper oggi è rincoglionito. Sei tu che porti in zero. No, sì, instakeeper è stupido aperto, oggi. Perché all'Inter non basta. E la Juve sta cominciando a giocare. Red gioco. Gnabry vuole chiudere il triangolo con Gilbert. Palla buona per Campolunghi. Zaghiño è andato Pippega. È tornato Gunter. Zaghiño per terra e Fratino in possesso. A destra Gnabry. Zaghiño la porta. Tocco dentro per Venom. Ancora instakeeper. Poi che Gilbert in qualche modo zona Fratino. Che la mette giù. Poi apertura per Gunter che prepara il destro. Largo. Ok, musica epica di League of Legends. Gnabry insiste su Nico. Gira. Aggredito dai Matoshi che è appena entrato in campo. Questo è il suo esordio assoluto da giocatore dell'Inter. Occhio alla palla verticale su Campolunghi. Vuole iscriversi a questa partita? No. Campo fuori dal gioco, Campo con la testa da un'altra parte. Dal nostro argentino. Fratino. Lo fanno. Occhio che zona tiro. Va dentro a cercare Gilbert. Si addormenta Nico. Fratino! Fratino! Non esulta! Ma fa 3-0! Qualcuno veramente lo cecchini dai Grice. Guarda che si mette così a guardare per terra. Cioè, quella è un'esultanza, non è una non esultanza. Cado la porta! Quando ci ha creduto Gilberto che è andato a prendere la palla. Sì, Gilberto grandissimo. Andrea Fratino, bentornato! Ma poi frate è di sinistro, Fratino è tira di destro o tira di sinistro, raga? Ha tirato una sveglia, Beltra, Marco, Peppo, bentornati, Red, Gioco e Mattia, bentornati e benvenuti.
ha tirato una sveglia, sì. Tira di destro lui, Marzò. Vabbè, ambidestro. Ce la fa per il momento, Camarone. Campo si sì, deve ragazzi, fermare Luca Campolunghi con la Juve sotto di 3. Dopo il gol di Fratino si ferma Campolunghi, che adesso va a farsi sistemare qualcosa. Gilbert la dimentica per strada e quindi Zaghinho può ripartire. Uccidilo. Spinge. Italo lo ha chiuso e sta anche ripartendo Italo. Tiene con il fisico. Poi tocca per Ematosce. Ripartito Italo. Ematosce lo guarda, ma la porta sul sinistro. Ematosce 4-0. Porti una zella che è incredibile. Ma ragazzi, ma che è? 4 sveglie in 20 minuti. La squadra che teoricamente era la più forte del torneo, sì, 9 sveglie alla Lazio, che poi la Lazio gli ha tirato 5 sveglie all'Inter. Cioè è tutto mentre la sua Juve anche senza di lui ci prova. Corrotto. Al limite su Zaghinho che non controlla, non molto male in questo primo tempo della Juve. Adesso Zaghinho se la riprende, non c'è fallo e palla piena. Rimane a terra Gnabry, ma gioca Zaghinho. Il tocco è su Nico, va a stringere Gilbert. Dentro Pippega, largo Toselli, arriva l'apertura che non è male. Però dentro l'area, rimorchio c'è anche Toselli. Servizio, controllo in qualche modo di Toselli che deve riaprire. Sempre su Ron, uno contro uno con Inza la spostata. Altro tocco fuori su Toselli, Gnabry, ma non è finita, sì. Ci stanno troppe maglie interiste, sì. E poi ha aperto Ematosce, Inter con tante maglie ad attaccare. Corre Ematosce dentro il pallone su Gilbert, Kinoshi e poi la maschera, perché Fratino non si era accorto di avere a disposizione quel pallone. Matteo Postarone, ritmi adesso altissimi nuovamente con Zaghinho che deve creare, anche ragionare. Va sul destro Murato, non si arriva neanche in porta per la Juve. Fratino è andato in velocità, ha salutato la maschera. Sempre Fratino fino in fondo. Alla fine l'ultimo tocco è di Zaghinho. Calcio d'angolo per l'Inter. Frosta, grazie per i sub. Fixon, bentornati d'oggi, grazie per i sub. Angolo già battuto. Insta keeper. E questa è una parata che un fenomeno. Insta keeper, fammela rivedere. La differenza del mondo. Oddio, il campo Luca, rientrando come un super Saiyan di terzo livello. Mette a posto il codino. Torna in campo. Esce Toselli. Mentre il pallone è sul fondo, perché l'Inter continua a giocare. Che partita stiamo vedendo. Porco due, raga, ma stanno a menare. Ma c'hanno proprio più fiato, vanno di brutto. Spasso, poi la puntata di Toselli, palo! Palo di Luca Toselli da casa sua. Sì, ma che cazzo è? Ma che ma come stanno a giocare? Gnabry, date sta palla al campo. Matosce, Pippega chiude, lo chiudono in due perché c'è anche Zaghinho, sta arrivando Gnabry, Pippega lo salta. Che qualità del Pippega, che poi cerca un'altra giocata. Finisce giù, arbitrino dice tutto ok. E quindi Matosce sta ripartendo, fischia tutta Torino, sentite. Bello. Tutta Torino bello. Per il mancato fischio su Pippega. Mentre c'è Campolunghi! Nonostante tutto è qui e segna. Oddio, fa esultanza un po' tipo indebolito. È rientrato pure. Guarda, guarda che lavoro che fa. Stop de petto, barrizza l'air difensore. Che giocatorino, signori. Segno morbidissimo, troppo lungo per Campolunghi. Sta arrivando Fratino addirittura dalla parte opposta. È andato Fratino che è un altro passo rispetto a tutti. Punta la maschera giù, calcio di punizione. Questa è palla netta, arbitri. Ah, lo ammonisci anche, ho capito. Fratino che poi non può perché c'è giallo per la maschera. Primo ammonito della partita. Fiorello, Samu, Ciccio, bentornato, super obeso. Grazie no, per no, no, Andrea, no, 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 ragazzi, Andrea, no. No, Stigori no. Grazie. No, no, no. Primo ammonito della partita. No, 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 no. Io sento solo un porcone clamoroso lanciato. No, ragazzi, no. Io non sento un cazzo, però. No, Stigori no. Grazie. Bene tutto, possiamo non essere d'accordo con le scelte arbitrali, ma evitiamo di andare oltre. Ah, ma è Campolunghi, sì, Gunter, ciao, Marconi. No, non fa Gunter. Cazzoni, frate Federico Cazzoni, un fenomeno. Che succede? Occhio, occhio, che succede? Che succede? Che Pippega si è nervosito con qualche tifoso. Ragazzi, io ne approfitto, l'ho detto già prima su arbitrino. State facendo un tifo meraviglioso, evitiamo di andare oltre con le parole perché poi siamo qui per divertirci, mi raccomando. Vogliamoci bene, ma evitiamo di andare oltre. Non venga rovinato così. Gunter! Forse deviazione, togliamo di merda. Mamma mia che schifo! Perché il sinistro poi iniziano a tirare da ovunque quelli dell'Inter che non c'hanno più voglia di dentro. C'è Campolunghi cercato, Italo in anticipo. Campolunghi prova a mettere il piede, non è ancora confidente. Vai Gilbert, corri Gilbert, butta sta palla davanti e corri. Non c'è più tempo, finisce il primo 50% del derby d'Italia, la prima metà di Juventus-Inter 1-4. L'Inter è avanti nel punteggio, ma non ancora nel punteggio generale, diciamo, della differenza reti del girone che consentirebbe ai nerazzurri di giocarsi la finale d'andata. Lasagna, vengo da te perché dopo questo primo tempo ho bisogno di capire un po' che cosa ne pensano i giocatori. Sblocca questo primo tempo Gilbert Nana con il gol dell'1-0.
Oddio, Gilberto, però complimenti Gilbert. Quali sono i propositi per questo secondo tempo? Ragazzi, vi ringrazio a voi, chi siete dietro, chi non guardate tutti i giorni. Come l'ho detto qui all'inizio della partita, è una partita che non sarà tanto facile, perché siamo confronti a una squadra ben strutturata e ben messa. E per fortuna noi abbiamo dei giocatori molto, perché, molto però, forti, come Platino, Gnabry e tutti gli altri. E lo come me, non posso dire come me, io cerco di dare al massimo e sono felice. A Lux Maxato, l'ha detto, sta nel massimo Joe Line. Di essere il primo Gilberto che ha dato questo colpo da andare avanti. Pippino, c'è stato uno spiacevole episodio durante questa partita con dei commenti provenienti dal pubblico. Volevo sapere appunto la tua versione, visto che sei stato il diretto interessato. No, non ci posso credere, il Pippega che è in mezzo a un casino in un video. Non è assurda questa cosa. Dispiaciuto, perché di solitamente io non mi comporto così, però ho 39 di febbre, non sto bene. Giustamente. A parte lasagna che gli sta sputa sul microfono. 39 di febbre, dai Pippè. Dall'altra volta era la gamba zoppicante che quando avete esultato correvi tipo Usain Bolt. Stavolta c'ha 39 di febbre, ma lui riesce a giocare a calcio. Dai, un fenomeno, un mostro. Un mostro. Sono qua. No, tranquilla, non sono contagioso. Sono no, qua per lo spettacolo, per lo show, e onestamente di sentirmi preso in mezzo con sfottò per via della calvizia mi sembra alquanto ridicolo. Il problema è che evidentemente emulano alcuni che non si rendono conto che fanno danni. Hai abbiamo capito? Fatto 4 gol per passare. A te che? Ah, questa cosa c'entro io con questa cosa. Sfotti pelati. Ah, ok, io sfotto i pelati, va benissimo. Io non è che sfotto i pelati, gli faccio semplicemente presente che stesse abbassassero un po' di più, ci sarebbero più specchi nel mondo. Assolutamente. Tutto qua. Stampa e Cicca, bentornati. Non li sentire, Pippè, non li sentire. Viva i pelati. Viva tutti i pelati. Tutti i pelati. Il turno ne mancano due. Stiamo facendo una partita di sacrificio. Stanno giocando bene tutti i miei compagni. Sì, ce la stiamo mettendo tutta. Noi ci proviamo. Cos'è successo, Luca? Un duello in area. Ho messo giù male la caviglia e mi fa male. Giustamente. Sappiamo che però fortunatamente non dovrebbe essere nulla di grave. Questo secondo tempo riuscirei a giocare. Guarda il ragazzo che scrive giustamente: vinceremo, perché deve essere quella la mentalità in questo momento dei giocatori della Juventus. Che fa Fratino? Sta facendo? Per forza, sennò questo qua fa la remontata e chi lo sente. Mi sa che la finale d'andata se la giocherà qualcun altro. Mi dispiace, perché so di non poter dare il massimo. Cercheremo di giocare nella maniera più intelligente possibile. Sentiamo adesso anche non serve la caviglia, dai. Commento tecnico dal reparto osteopatia. No, Matteo! Lavano! Tia della Youtuber League, che è riuscito a rimettere in piedi Luca Campolunghi per questo primo tempo. Mi prendo un po' la paternità del gol di Luca, però no, gli si è girata la caviglia prima in campo durante l'azione. Quindi ci ha provato a giocare un po' sopra, va un po' di. Osteopata, Marzo, questo ti serve a te? Io ci sono nato. Fastidio, abbiamo fatto una fasciatura, se la sente un po' più stabile. Vediamo adesso come va. Per ora è andata abbastanza. E si ricomincia, è iniziata la seconda metà di Juve-Inter, 1-4 l'Inter per passare... Ah sì, ce la fa l'Inter a vincere 5 gol di scarto? No, Marzo? No. Fammi la lettura della partita. 7-3. Che cazzo significa, Marzo? Mi devi fare una lettura della partita? Cioè, perché secondo te non ce la fa l'Inter? Cazzo, sta a giocare molto meglio. 7-3 ce la fanno, se fanno 7-3 no. No, Marzo, perché tra 7 e 3 ci stanno 4 gol. Che te volevo. Scusa, mi dispiace, non capisco, non stiamo parlando di quanto danno facciamo alla testa su Fortnite. Ma ci sta. Perché fai queste battute del cazzo? È vero, sì. Stai guardando. Su Fortnite fai i calcoli matematici, non sembri Gesù Cristo. Ma che non Molto. Li fai? Non è vero. Deve fare due gol. Subito run su Insa. Adesso si appiana. E poi rilancio di Fantabet. Per il momento Luca resta in campo, ma condizioni ni. Mentre c'è Fratino! Ancora! Non si ferma più e poi finge l'infortunio. Ma Jairon scrive: c'era tanto sole in chat. Calma. C'era tanto sole. Matteo, ma no, ma non c'è il sole. Cioè, ti potrei credere solamente per il colore di Fratino, che sembrava che veramente avesse fatto 8 cose. Ma guarda, ma poi fa finta di dolore. Ma poi il giocatore più forte della squadra non lo marca nessuno. Cioè, ma quello era tuo poi. Gioca sulla fascia tua. Tu giocavi sulla destra prima nel primo tempo. Capito, ma c'erano 15 anni di differenza. E ritornasse un po'. Dove stavate? Ma voglio vedere. Oh!
Mi? Campo, ma Mi, perché? Eccolo! Che sta a camminare così, come le ballerine! Ma che sta a fare? Ma dove sta? Cioni, mi? Mentre c'è Fratino! Ancora! Non si ferma più e poi finge l'infortunio! Ma fa 5-1! E questa è preparata! Che roba brutta! Guarda te, no, incazzatissimo, incazzatissimo! Che roba brutta, risultanza di Fratino e Cesarani! 5-1, subito l'Inter, come nel primo tempo! E adesso nuovamente, meno 1! Poi ha detto non esulterò e al secondo gol ha esultato. Vabbè, dici perché è il primo che devi far vedere. Giusto, perché arriva un fumogeno intanto. Rosa, come un colore tradizionale della Juventus. E quindi va bene così. Oppure un fumogeno per arbitrino. Il che sarebbe pazzesco. È per te arbitrino, dico. Fai gol. Zachinho, deviazione. E palla che non è entrata. Voi avete visto come? Io personalmente no. Ma è calcio d'angolo. Di Vipega, forte e teso, deviazione. No. Maschera, controllo e destro a giocare nuovamente dentro con Italo, che però chiude ma arriva Zachinho. Le finte di Zachinho. Ateo. Ma vedete se è messo in mezzo ai Giovincelli. Da Toselli! Mamma mia, che piedi, Toselli! Che piedi! E quindi insta keeper a lanciare. Palla per Campolunghi, stop col petto, poi si piange. Non lo fate partire, e manca il centrocampo, non lo fate partire. Con il pallone su Fratino. Ancora Italo e zona tiro. Ha aperto su Gilbert che è solo a destra. Forte e teso, insta keeper! In due tempi. Ma l'unico che sta correndo portarla a spazio, ma non c'è trova, campo. Capito? Guarda, non anche trova la sbocchi. La maschera, deviazione di Campolunghi che l'ha arpionata e poi male Campolunghi, male. E allontana. Palla in zona Zachinho, ma se l'hai mangiato Gnabry, non si mangia Ron. Poi resiste però Gnabry, arriva anche Gilbert a dare man forte. Alimenta Gilbert. Charon, poi resiste. Ma c'ero io, raga, ma guardate il dante. Alimenta Gilbert sul fondo. Gilbert per Gunther, verticale. Porca conmigo. Ha ucciso qualcuno, ha ucciso un cristiano. Gilbert! Ha ucciso un cristiano. Questi va a passare da Gnabry che sta arrivando. Nico in qualche modo. Molto bravo qui Nico dei footwork. Quindi Pippega che si gira dalla parte giusta. Tocca, fallo, punizione, giallo in arrivo. Giallo in arrivo. A Raimondi, che diventa il secondo ammonito della partita dopo la maschera nel primo tempo. Altra rimessa su Gilbert, palleggio, Fratino! Gilbert elegantissimo! Alzate Fratino, per fatto! Alla fine arriva comunque il tiro di Fratino, questa è mano di Fratino, la punizione! Contatto molto dubbio, destro di Gunther sul fondo! Contatto molto dubbio! Ma questo è un fallaccio di Just Ron, frate! Ma questo è un fallo clamoroso. Fondo. Ma guarda quanto arriva in ritardo. Contatto molto dubbio. No, ho detto, dai. Gli va addosso, gli taglia la strada, frate, gli arriva da dietro. Questo è rigore netto. Non prende la palla all'inizio. Anzi, questo è un FMJ a cross the map su iGrice. VAR non c'è, ma per me questo da qui è calcio di rigore. Poi altra apertura su Gunther. Che cerca il destro, prende in pieno Nico. A calcio anche Gnabry, Fratino traversa! Traversa di Fratino, Gilbert! Che culo! Con le mani Fratino a cercare Gilbert, stop, si gira, palleggio! Gilbert rovesciata! Istakeeper! Istakeeper! E poi Gunther! Istakeeper! Stanno dominando! 5 più recupero! Sara, grazie a un gol da una rimonta completata che sarebbe fantascientifica! E Matoshi cerca Fratino dal fondo, non spinge. Non ci credo che vincono con 4 gol di scarto e non si qualifica. Fratino d'esterno, l'ha messo. Cioè, sarebbe veramente la buffonata finale. A cercare, o meglio, a trovare Gnabry, perché cercava Campolunghi. Gnabry al cross, Gilbert col tacco. La maschera chiude. Italo a raccogliere, assedio Inter, Italo forte, Zachinho a respingere, quindi Campolunghi a Pippega. Pippega è ripartito e tocco su Zachinho, si è aperto Nico, dentro c'è anche Campolunghi, Zachinho calcia! A Zachinho molto così. Fuori. Va la maschera, musica. Poi la calcia su verso Campolunghi. Gol, non li sbaglia mai. Si gira, Pippega, traversa! Traversa clamorosa. C'è comunque Toselli alto. Che ha sbagliato Pippega. 2 minuti da adesso. Gilbert. Duvetto uccide. Fratino. Ancora su Gnabry. Tutti dentro. Gilbert. C'è fuori Gunther. Servito. Non benissimo. Arriva comunque sul pallone Gunther. Rientra sul destro. Gunther ha preso Fratino.
e quindi Pippega sulla maschera, che va subito su a cercare Campolunghi. Fantabet di testa, arriva Zacchigno, sta rientrando Fantabet, Italo è solo contro tre, bianconeri, calcio di punizione per fallo su Italo. Dribbling di Gilbert, l'Inter non ha secondi da perdere. Gnabry, Italo sul pallone per Matosci che non arriva, cori per Gilbert e cori per l'Inter, perché non è adesso che si deve mollare in casa Inter. Ultimo minuto, non glielo vorrei ricordare, Cazzoni, dai. Palla su per Campolunghi. Mangialo Campo, chiudi, dai, chiudi questa partita, dai. Sempre Campolunghi vuole addormentare la partita adesso. Partito come il capitano. Una partita difficile per lui, ma adesso è mestiere da 9. Non riesce a tenerla, palla buona però per Nico che lascia a sua volta Zacchigno. Dentro ancora, Campolunghi, fatta bad beep. No! Non è vero. Calcio di rigore per la Juve. Calcio e cartellino rosso. Calcio di rigore per la Juve, cartellino rosso, rosso per Gunther, da un rigore. Piada di mano, manco sta rosica. Sì, oddio, a me mi sembra che abbia di pancia in realtà, però non ha rosicato. Ah, Pippa che fa... Tanto c'è il Pippega, uno dice, cioè, ma fa tirare a rigore, ma falla tirare a Campolunghi. Non ne ha sbagliato uno, una 5 shot, una 50 shot. Ma fateli tirare a Campolunghi. Ma che rigore è? Va... Pippa che falta bet! Ma il tempo è finito! La Juve perde contro un Inter commovente! Ma sì, basta. Niente, ma che rosicata! Non greve. Basta Gilbert, non basta un super emato. Guarda c'è Strano come sa, ride sotto al baffo! Guarda che furbastro! Dai, se va a giocare sta finale, Teo, dai! Osci, la Juve è la prima qualificata! Ma che ladrata! E beh, finalmente, cioè, voglio dire, ragazzi, almeno qua viene ladrato l'Inter, dai! Dopo le due dello scorso anno, quella vinta contro la Lazio, quella vinta contro il Napoli, prima di... Passano è perché hanno giocato bene prima. Eh beh, sì, certo. Sta partita poteva finire molto peggio, poteva finire onestamente. Luca commovente per l'infortunio del primo tempo. Ma questo sta morto. Che devi dire, giustamente? Non c'hai più forze, però ti posso dire. Partita difficile, eccolo qui il momento più bello. Indipendentemente da tutto, dal risultato, dall'essere avversari di oggi. Che partita è stata, Lu? Brutta. Brutta. Abbiamo sofferto per 60 minuti. Però, corto muso. Perché un gol ha fatto la differenza. È andata bene. Pesa... Fammi sentire fratino. Fammi sentire fratino. Voglio sentire fratino. Mamma mia, eccolo. Dubbio come in questo sbaglio. Secondo tempo, eccolo. Che riguarda proprio te. Che strano. Why always me? Why always me? Che è un rigore che forse c'era, forse non c'era. O un rigore forse non dato. Sono antipatico ad arbitrino, non lo so. Non me li dà mai. Sbagliare. Frate, è proprio netto, cioè gli dà una ginocchiata gigante, si da qua si vede proprio. L'arbitrino, non cioè, lo so. Gli se gira proprio il ginocchio a fratino, oh, qua. Non me li dà mai. Sdunk. Sbagliare è umano, devo segnare magari certo, di più io. Questo, ce l'ha, stoppata del merda, era andata. Però noi ripartiamo da qui, abbiamo dimostrato di essere una bella squadra. E complimenti alla Juve. Allora io non lo definirei un calcio di rigore non dato. Mi sento di aver seguito una linea coerente comunque per il tipo di arbitraggio di questa partita. I calciatori molto corretti, quindi ho fiscato poco. Il corpo a corpo, il fisico l'ho lasciato. Vedi, guarda Sasuke a inizio di Naruto Shippuden. Pazzesco, incredibile. Giocare. Qui non si parla neanche dell'intervento di Ron che va contro Fratino. Ron manca l'intervento con la gamba alta, la appoggia per terra. Ciao, Fratino lo cerca e poi cade per terra. Io so benissimo come agisce Fratino, nel senso non lo arbitro una volta, noto come si comporta e secondo me quello lì non è facile. Diciamo che vado a casa. Cioè, oddio, gli ha detto non ci prova con me. Tipo gli arbitri quando gioca Neymar. Contento, ma è netto sti by the way, poteva far meglio, è partita tutta male, però diciamo che queste vittorie, cioè questa sconfitta comunque, che si porta, ragazzi, fratino, in finale, cioè, ci servono perché ci uniscono Neymar, ancora di più, davvero, ed è quello ragazzi, che serve per provare a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Sicuramente dove si giocherà la finale non saremo questi, daremo tutto fino alla fine. È una finale amara, devo dire la verità. Sinceramente, in questo momento lì, non riesco a... Ma vaffanculo, va, dai, che partita di merda che avete fatto, babbi di...